Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a casa Rossini per questa nostra puntata di venerdì 21 maggio. Siamo in chiusura di settimana e naturalmente ne avremo ancora per qualche puntata prima della nostra pausa estiva, ma non corriamo troppo, restiamo a oggi. Vi ricordo i contatti e i numeri per mettersi in contatto con noi: 351-708-9977 è il numero WhatsApp e casarossini@rossinitv.it l'indirizzo mail. Per che cosa? Ma per qualunque cosa abbiate voglia di farci sapere, di farci arrivare, messaggi vocali, fotografie, saluti, messaggi, insomma qualunque cosa può arrivare in questa diretta e magari anche darci la possibilità di interagire, di farvi interagire con i nostri ospiti che presenteremo fra un po'. Per ora ricordiamo che oggi è il 21 maggio, secondo Personology è il giorno della visione infallibile. Qualche ora fa abbiamo lanciato un sondaggio come facciamo sempre e il sondaggio puntava a capire e a indagare sulle vostre abitudini e ovviamente, come sapete, non sappiamo più veramente cosa chiedervi e stiamo andando anche nell'intimo e in particolare il sondaggio che abbiamo lanciato mira a scoprire se preferite saponetta o sapone liquido. Allora, dove trovare questi sondaggi? Li trovate sui nostri social, sulla pagina Facebook, sulla pagina e sul profilo Instagram e naturalmente potete anche mandare la vostra segnalazione, il vostro voto attraverso i contatti di cui vi ho parlato poco fa. Durante la puntata vi faremo sapere qual è la prevalenza, la scelta prevalente da parte dei nostri telespettatori. La giornata l'avete intravisto per un attimo perché la regia aveva leggermente anticipato. La giornata mondiale oggi si celebra per la diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo. Voi sapete che ogni giorno, quasi ogni giorno, viene dedicato a qualche tema importante. Potete capire e intuire quanto è importante il tema che viene celebrato oggi 21 maggio. Sempre oggi 21 maggio invece la Chiesa Cattolica celebra San Cristoforo, che in lingua originale si dice Cristobal, Magallanes Jara, non so se pronuncio bene, che è stato un presbitero messicano, venne ucciso assieme a 24 compagni, per cui in realtà è lui e altri 24 martiri, durante le persecuzioni anticattoliche nella sua nazione. È stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. L'evento storico invece che abbiamo scelto per il 21 maggio in realtà non è uno, ma sono due, perché nello stesso giorno, curiosamente, nel 1927 Charles Lindbergh completò il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria. Notare, senza scalo, cioè senza fermarsi mai, e in solitaria. Era partito alle 7:52 del 20 maggio da Roosevelt Field vicino a New York, è arrivato a destinazione alle 22 del 21 maggio, dopo 33 ore e 32 minuti esatti, nei pressi di Parigi, a bordo del suo monoplano leggero. Appunto, lo Spirit of St. Louis aveva dovuto ridurre al massimo i pesi a bordo, aveva rinunciato alla radio ricetrasmittente addirittura, per cui era assolutamente isolato, però si era portato un termos di caffè, visto che doveva volare ininterrottamente per 33 ore e pilotare. Curiosamente, dicevo, 5 anni dopo, nel 1932, Amelia Earhart, nello stesso giorno, 5 anni più tardi, diventa la prima donna a completare la trasvolata dell'Oceano Atlantico con un volo, anche lei, senza scalo. Vedete già come cambia l'aereo in 5 anni. All'inizio del 1932, nessun altro pilota, a parte Lindbergh, aveva compiuto la trasvolata in solitaria dell'Oceano Atlantico. Ci riesce Lady Lindy, come veniva soprannominata, completando l'impresa il 21 maggio con un Lockheed Vega, impiegando 14 ore e 56 minuti per volare da Terranova a Londonderry nell'Italia del Nord. Su questa storia, sulla storia di Amelia Earhart, nel 2009 è stato realizzato un film bellissimo di Mira Nair con Hilary Swank e Richard Gere, un film che vi consiglio, se non l'avete visto, su tutte le piattaforme lo trovate sicuramente. Pensiero del giorno, ecco i protagonisti, Pensiero del giorno è ancora una volta, come abbiamo fatto già da qualche settimana, una citazione: la vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi. Dobbiamo questa citazione all'acume di George Bernard Shaw. A questo punto, come sempre, nel ringraziare per l'allestimento dello studio la Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli, diamo il benvenuto al primo ospite della giornata, Marco Luminari. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, Marco, un pochino più vicino al microfono, non troppo, ma va bene così. Marco Luminari è ingegnere ed è uno dei soci, ma l'amministratore di Comis Group SRL. Sì, sono insieme a mio fratello titolare della società di progettazione Comis di Pesaro,
Di fatto poi siamo dirimpettai, perché noi abbiamo la sede a Pesaro in via degli Abeti 25 e voi siete al numero civico 94. Esatto, siamo vicini di casa. Siamo vicini di casa, ci possiamo salutare dalle finestre. La nostra società, che è nata nel 1994, si occupa di progettazione, direi, direzione dei lavori, di sistemi di trasporto e distribuzione gas, per conto delle principali aziende leader nel settore, cito ad esempio Snamerte Gas, SG per quanto riguarda i sistemi di trasporto gas, mentre ad esempio Italgas, Iren, era qui nel nostro, diciamo, nel nostro ambiente più vicino per quanto riguarda i sistemi di distribuzione gas. Qualcuno a casa dirà: ma perché ci venite in una trasmissione del mattino a raccontare queste cose? Abbiamo il nostro motivo, ci abbiamo pensato bene, e c'è un motivo importante che va al di là del fatto semplicemente di far, di ospitare Marco, persona gentilissima, a raccontarci della sua attività. L'obiettivo è un altro, è far emergere una realtà che c'è in ambito locale diciamo che inorgoglisce il nostro territorio, perché, come scopriremo dopo, opera su tutta Italia e opera in un modo molto particolare, in un campo soprattutto molto speciale. Sì, chiaramente abbiamo dei risultati che mi fanno essere orgoglioso di quello che stiamo facendo, ma tengo io a dire a tutti e a tutti quelli che mi conoscono che non ci sentiamo assolutamente arrivati, anzi puntiamo di crescere e acquisire anche nuovi clienti e nuove piattaforme di clienti, magari anche all'estero. Per ora lavoriamo solo, lavoriamo in tutta Italia, ma diciamo solo in Italia, in ambito del territorio nazionale. E quindi diciamo c'è una forte, siamo concentrati sia io e mio fratello a comunque implementare ancora la nostra attività, anche se ad oggi siamo manca solo qualche unità ad avere 100 dipendenti. E questo è uno dei motivi per cui ne parliamo proprio a Casa Rossini, perché avere una realtà nella nostra città, tra l'altro, come hai detto prima, è divertente questa idea che siamo vicini di casa, è così vicina e che opera su tutto il territorio, ma che dà lavoro, questa è la parte importante, molto importante a mio parere, a 100 dipendenti, e mi dicevi che c'è potenzialità per espandersi. Sicuramente sì. C'è questa potenzialità, credo che sia molto importante da sottolineare e da analizzare. Sì. Però è bello ricordare un po' com'è nata questa storia, perché tu sei giovane. Volevo aggiungere un'altra cosa, di cui ne vado fiero e orgoglioso. Perbacco. I nostri dipendenti sono tutti assunti a tempo indeterminato e soprattutto sono tutti molto molto giovani. Io ho 47 anni, mio fratello un anno in più, e diciamo che siamo all'interno dell'azienda quelli più anziani. La stragrande maggioranza dei nostri dipendenti sono sotto i 40 anni e questo, per quanto mi riguarda, è un valore aggiunto, perché i giovani di oggi, quelli bravi e preparati, ce ne sono tanti, sono un valore aggiunto e bisogna valorizzarli. Tornando alla tua domanda, noi, la società Comis è nata nel 94 per opera di mio padre. Scusate, mio padre che certo è da poco scomparso. Comprensibile il momento di commozione, prima di tutto come riconoscimento alla storia e all'idea, all'intuizione, poi sì. Appunto è scomparso da poco, chiaramente. È scomparso da poco, e lui operava sempre nel settore, da quando si è diplomato operava nel settore per un'azienda che tuttora esiste, che è la Saipem, e la Saipem è conosciuta in tutto il mondo. È arrivato alla soglia dei 50 anni, erano altri tempi chiaramente, alla soglia dei 50 anni, era arrivato un po' a quello che era il limite della sua carriera all'interno dell'azienda. Mio padre non era laureato, era un bravissimo tecnico, ma non aveva un ruolo dirigenziale. Di questo un po' lui ne soffriva, perché si sentiva che poteva dare... Sì, poteva dare di più, poteva dare qualcosa, aveva ancora tanto da dare, però non lo poteva esprimere all'interno dell'azienda. Certo. Allora non lo fece all'epoca per soldi, denaro, magari, no? Uno diceva, esco, sì.
No, ma proprio perché ci teneva a esprimere qualcosa che non riusciva a esprimere all'interno dell'azienda. E quindi con tutti contro, aveva tutti contro, perché aveva il posto sicuro, quegli anni lì. Approfittò di uno scivolo, certo. Quindi è andato in pensione giovanissimo, perché certo. Oggi sarebbe impensabile. Ah, guarda. Aveva neanche 50 anni, 49 anni, quindi fantastico. Poco più grande di me adesso. Andò in pensione e cominciò questa attività. Certo. Voi quanti anni avevate? Eravate piccoli? Avevo 18-19 anni. Per cui ancora... Sì, 18-19 anni. Cominciò l'attività mettendo una scrivania nel divano di casa, cioè nel salotto di casa. Certo. Il primo fax, il primo computer... non lo sapeva neanche usare, quindi tante difficoltà, però ci metteva passione. Di fatto le cose poi piano piano andarono bene e cominciò a svolgere l'attività con Comis. Nel frattempo io e mio fratello ci eravamo iscritti all'università e quindi diciamo finita l'università, anzi ancora prima di finire l'università, sia io che mio fratello siamo gravitati all'interno dell'azienda di famiglia, dell'azienda della Comis di mio babbo, però diciamo, facendo le cose, questo è stato secondo me molto importante, partendo veramente dal basso, anzi addirittura i primi due anni abbiamo fatto anche esperienza presso altri uffici tecnici, certo. Esterni, proprio per avere... un po' la cognizione di quello che poteva accadere anche perché sennò come avreste potuto imparare, esatto. Stando dentro un'azienda che stava rinascendo in quel momento. Invece avete imparato sul campo, dove sul campo, ma partendo veramente dal basso, sì. E diciamo l'ingresso chiaramente mio e di mio fratello ha aiutato un po' ad ampliare la società e a crescere nel tempo. Mio papà, ripeto, è partito nel 94 con una scrivania dentro il salotto, adesso abbiamo una nostra sede tutta nostra con quasi 100 dipendenti. Si è vista prima nel filmato che la regia ha mandato mentre parlavamo. È una bellissima storia di famiglia, è una bellissima storia di aziendale, è una bellissima storia anche di città, perché poi comunque io sono convinto che queste realtà che nascono in città di provincia hanno un valore in più, proprio per il fatto che comunque sono rilevanti, sono importanti, hanno un peso ovviamente in proporzione al numero di residenti che c'è, notevole insomma, per cui è chiaro che un'azienda come questa alla periferia di una metropoli comunque sempre lo stesso valore ha, però incide meno, no? Qui voi avete un'incidenza forte proprio sulla vita quotidiana di un grande numero di cittadini, per cui credo che anche questo aspetto sia da sottolineare. Io mi immagino già qualcuno a casa che dice sì, ma esattamente, no? Cosa fanno? Perché per adesso insomma l'abbiamo presa larga, non l'abbiamo spiegato bene, abbiamo spiegato la provenienza, la Saipem qualcuno la conosce, qualcuno potrebbe anche non saperlo, è una delle aziende più importanti italiane nell'ambito della distribuzione dell'energia, per cui il gas, petrolio, insomma queste cose qua, per cui siamo in quel mondo lì, ma voi cosa fate? Cosa facciamo? È bella, mi fa sorridere questa tua domanda, perché... mio suocero, che è un geometra conosciutissimo nella zona, quando cominciai a muovere i primi passi all'interno della Comis, mio suocero mi diceva: ma voi, di fatto, esatto. Cosa fate? Esatto. Mettendo il tubo sottoterra, mi dicevo. Esatto. Io sorridevo, perché sì, è vero, di fatto diciamo che semplifichiamo, sì è vero, mettiamo... aiutiamo a mettere dei tubi sottoterra, e questi tubi che mettiamo sottoterra servono sicuramente per creare le condizioni affinché qualsiasi utente, voglio dire da quelli più semplici, diciamo, che può essere l'utente cittadino che apre il fornello del gas, esatto. Diciamo, esce il gas, ma anche cose un po' però anche più complesse, come ad esempio una centrale termoelettrica, certo. Alimentata a gas metano, possa quindi avere la propria fornitura di gas. Diciamo,
per semplificare un pochettino, il sistema di distribuzione del gas in Italia è un po' come il corpo umano, ci sono le grosse arterie che concorrono a trasportare il gas in alta pressione e poi ci sono le vie di capillarizzazione, che sono appunto le reti di distribuzione, che dalle grosse arterie portano il gas a bassa pressione nelle nostre utenze. Voglio ricordare che indicare che Comis, ad esempio, sta operando in un processo di riqualificazione di due centrali termoelettriche, una che sono quella di Torre Valdaliga a Civitavecchia, una a San Filippo del Mela in provincia di Messina, e Comis interviene nel processo di riqualificazione, una è alimentata a carbone, quella di Torre Valdaliga, una invece è ad olio combustibile, quella di San Filippo del Mela, e nel processo di riqualificazione Comis si occupa della parte di alimentazione della centrale attraverso sistemi di adduzione gas. Ecco, non è semplice. Per capire, nessuno di quelli che ci stanno guardando in questo momento può dire io faccio a meno di qualcosa che ha a che fare col vostro lavoro. Cioè nessun cittadino può pensare di essere esente da utilizzare una qualunque forma di servizio che dipende dal tipo di attività che fate voi. Assolutamente no. In tutti i settori, in qualche modo, tranne qualche piccola eccezione, ha a che fare con il gas metano. Certo. E quindi è un settore energetico di fondamentale importanza, che si porta però dietro, cioè affinché chi gira il rubinetto, esatto, di casa esca il gas, dietro c'è, certo, tanto lavoro che è difficile magari anche comprendere, ma basti pensare che, come ti dicevo prima, sarebbe impossibile far posare un metanodotto nel nostro parco del, certo, San Bartolo, certo, no? E quindi c'è tutta una fase di studio del tracciato, esatto, delle condotte, che in maniera tale che possano impattare il meno possibile con il territorio, che possano dare il minor danno possibile, esatto, al singolo proprietario, esatto, no? che possiede, certo, il terreno sul quale noi invece noi andiamo a bussare a casa per poter, esatto, per passare il metano. Facciamo un passo, ulteriore passo dentro quella che è la vostra attività. Abbiamo fatto capire a casa qual è l'ambito. Voi vi occupate di tutto quello che precede la fase della posa, sì, sottoterra, perché per essere chiari, cioè sotto il territorio c'è una rete, una ramificazione di tubi, di fili, di tutto, certo, no? Che noi non ci immaginiamo nemmeno, ma che dobbiamo ricordarci che se appunto prende il rubinetto e esce il gas, vuol dire che qualcosa ce lo sta portando, certo, e se quando accendiamo la luce, se accende la luce, vuol dire che ci sono dei cavi, eccetera, eccetera, no? Voi vi occupate della fase che precede la vera e propria posa, perché dovete occuparvi di dove farli passare. Sì, allora noi sì, ci occupiamo, allora in realtà ci occupiamo di tutte e due le fasi, non ci occupiamo della posa intesa come impresa di costruzione, okay, ma ci occupiamo della posa tramite la direzione lavori, okay, dell'attività. E più chiaramente ci occupiamo della parte di progettazione, che è una parte molto complessa, perché viene articolata, cioè bisogna considerare molti aspetti, l'aspetto costruttivo, l'aspetto dell'interferenza sul territorio, l'aspetto ambientale, che ultimamente è diventato un aspetto fondamentale nel poter avere le autorizzazioni per la realizzazione di una condotta. E questo per un'infrastruttura lineare come ci occupiamo noi ci occupiamo di metanodotti, anche ultimamente abbiamo 3-4 commesse di lunghezza superiore anche a 100 km. Quindi con la nostra tubazione andiamo veramente a interferire con ambiti diversi, con ambienti diversi, con situazioni diverse, strutture diverse, infrastrutture diverse, e quindi ognuna deve essere risolta al meglio per far sì che la condotta si integri nel territorio nel miglior modo possibile. È un lavoro affascinante, anche perché cioè, da quello dipende poi la riuscita, l'economia anche di quello che viene fatto, perché uno dice vabbè, invece di passare qui passo di là, ma passo di là vuol dire avere dei costi maggiori, per cui voi dovete anche ottimizzare il rapporto costi e risultati, facendo, sì, fate anche le trattative con i privati dove dovete passare anche tutta quella parte lì. Assolutamente sì, perché noi ci occupiamo anche di tutta la parte di autorizzazione
delle convenzioni di servitù, ovvero le trattative con i privati, per far sì che il proprietario, chiaramente dietro un'indennità monetaria, ci consente di passare attraverso il proprio terreno. E questo, devo dire, è un aspetto molto delicato, perché chiunque, no? Si veda bussare alla porta e dire: sono Marco Luminari, devo passare nel giardino con lui. Però in realtà, se fatto con professionalità e con competenze, poi si riesce a trasferire questo a ogni singolo proprietario, magari con lui si trova la soluzione migliore. Insomma, a volte si trovano anche delle soluzioni ascoltando quelle che sono le richieste dei proprietari. E mi dicevi che negli ultimi anni il lavoro è cambiato molto, proprio perché c'è un'attenzione speciale a quello che è il territorio, maggiore rispetto al passato, e soprattutto questa cosa che mi hai detto proprio pochi minuti prima di andare in onda, questa cosa del ripristino, che mi ha affascinato molto mentre me lo dicevi. Sì, come ti dicevo prima, io... lavorando ormai da più di 20 anni e lavorando un po' in tutta Italia, occupandomi quasi sempre di persona delle attività di progettazione, quindi sono uno che esce dall'ufficio, spesso gira in macchina, studia i tracciati, guarda i tracciati, mi capita spessissimo di passare in punti, qui abbiamo fatto questo metanodotto qui, e quello che mi piace vedere è che a ripristini eseguiti, fatti, finiti, riusciamo a riqualificare a volte anche il territorio o comunque riottenere e ripristinare le situazioni ante opera. La cosa negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, quella dei ripristini, quella ambientale, diciamo così, in generale, ha avuto è stato oggetto di un'attenzione particolare da parte di tutti gli enti, giustamente. Le cose sono cambiate notevolmente. Una volta l'attività di progettazione consisteva, diciamo, nell'attività principale. Ora, diciamo che l'attività di progettazione, intesa come progettazione dell'infrastruttura, forse non voglio dire che è diventata una cosa secondaria, ma bisogna dare altrettanto valore e interesse a tutti gli aspetti ambientali di ripristino, affinché l'infrastruttura possa essere ottimamente integrata nell'ambiente. Si vedono dei lavori, anche noi abbiamo fatto lavori in ambito montano, no? Quindi metanodotti che passano all'interno di boschi, che solo dopo 2-3 anni hanno una sono ritornati quasi nelle condizioni ante opera, delle volte anche meglio, perché poi attraversando il territorio, non so, attraversando anche un piccolo corso d'acqua, viene sistemato, viene regimato, e quindi veramente questa attenzione che si ha in questa cosa porta veramente a un risultato finale ottimale. E qui, naturalmente, pensando all'idea che quando fai un ripristino quello resta nel tempo, ci agganciamo, abbiamo un paio di minuti, perché come te l'avevo preannunciato non te ne sarai accorto, ma è volato il tempo, e al discorso dei giovani, cioè dei giovani e il lavoro. Perché mi aggancio a questo? Perché i giovani sono quelli che continueranno per un po' più di anni a vedere i buoni risultati di un ripristino, di un buon lavoro fatto, di un buon lavoro fatto all'inizio che magari richiede meno manutenzione. Cioè i giovani, proprio per la loro età, ma anche per la loro formazione probabilmente, sono i destinatari sia del risultato, ma appunto con la responsabilità anche di essere quelli che lo fanno. E tu su questo hai una chiarezza di idee sul discorso dei giovani al lavoro abbastanza netta. Io diciamo che, come ho detto prima, i giovani per me sono una risorsa fondamentale. Io e mio fratello siamo... i più anziani nel gruppo, i ragazzi sono praticamente quasi tutti sotto i 40 anni, e quindi io vedo i giovani che lavorano in Comis sono tutti ragazzi entusiasti di quello che fanno, a cui piace il proprio lavoro, che si sentono parte integrante del gruppo di lavoro e che ci mettono un impegno fuori dal comune. Certo, per fare questo, per ottenere questo, bisogna far capire a loro, ma concretamente,
che l'interesse dell'azienda coincide nel loro interesse. Certo. E quindi se c'è un raggiungimento di un obiettivo aziendale, ci sono poi anche delle ripercussioni positive anche nei loro confronti. Voglio fare però, approfitto di questa occasione, certo, per fare una constatazione. I giovani oggi come oggi sono bravi, sono colti, sanno parlare benissimo l'inglese, magari hanno fatto un anno, no, del proprio studio all'estero, cosa che io purtroppo non ho fatto, infatti ho un deficit notevole, però vedo che non si sporcano le mani, arrivano, si affacciano al mondo del lavoro, diciamo un po', tra virgolette, come prima esperienza. Certo. Invece secondo me è molto importante che un ragazzo si affaccia al mondo del lavoro appena può, perché comunque sia acquisisce esperienze, impara a rapportarsi con il prossimo, con un datore di lavoro, impara a ingoiare magari qualche boccone amaro. Secondo me è una componente fondamentale nella crescita della personalità del ragazzo. Certo. Secondo me questo è un aspetto fondamentale. Ma il lavoro va inteso appunto come una parte della vita, non qualcosa da tenere un po' accantonato, che è quello che ti fa sopravvivere alla fine del mese, no? Se è una parte della vita, sicuramente viene interpretato in quel modo, e sono sicuro che un piccolo contributo come quello che abbiamo dato stamattina arriva. Qualcuno che ci sta guardando sicuramente avrà, magari non in prima persona, ma avrà un nipote, un figlio, un qualcuno che e dirà: stamattina ho conosciuto un imprenditore di successo che ha detto delle cose importanti, e sono convinto che insomma questo messaggio riusciamo a farlo arrivare a casa. Cioè l'idea che comunque, quando appunto apriamo il gas, c'è stato qualcuno che ha messo dei tubi sotto terra. E questa bisogna che ce la ricordiamo, è come quando abbiamo parlato qualche giorno fa con il presidente della Coldiretti, cioè la frutta non nasce negli scaffali del supermercato, nasce sugli alberi, qualcuno la deve seminare, la deve andare, insomma c'è un lavoro da fare, e non è detta che quel lavoro sia un lavoro brutto, perché magari necessita di muoversi, di spostarsi, di andare nei cantieri, perché invece è un bel lavoro. Bisogna incrociarsi con quelle che è la propria indole. Anzi, se qualcuno che ci sta guardando fosse interessato a questa attività, e vede magari un giovane ingegnere, un giovane geometra, un giovane perito che può essere interessato a questo tipo di lavoro, mi può tranquillamente anche contattare, mandare un curriculum. Noi stiamo facendo nuove assunzioni, siamo in cerca di personale, quindi magari è anche l'occasione per trasferire questo. Certo. Questa notizia. Certo, meglio di così non si può, i contatti li trovate tramite degli spot che passano anche su Rossini TV, ma andate sul sito, e quello ormai è diventato il modo migliore, il sito Comis Group, lo cercate e lo trovate, insomma, è anche ben fatto, ci sono delle belle immagini. Lo dobbiamo migliorare, però già fa capire. Ci stiamo lavorando. Esatto, fa capire. Lavorando. Se qualcuno ancora non ha capito bene di cosa si tratta, adesso appena finita la puntata, guardate anche gli altri ospiti naturalmente, ma poi andate a vedere Comis Group, ritroverete Marco Luminari, uno dei due soci, ricordiamo tuo fratello Fabio, ricordiamo tuo fratello Fabio, e ricordiamo naturalmente che il tutto è nato dalla intuizione felice di tuo padre Claudio, che ha avuto questa idea brillantissima ad oggi, di cui sarebbe comunque e sarà sicuramente, da dunque sia, molto orgoglioso. Diciamo che lui è stato, sono convinto che senza di lui non sarebbe stato possibile. Certo, c'è voluto quel coraggio, quell'intuizione, c'è voluto tutto. Assolutamente sì. Bene, Marco, grazie per essere stato con noi, andiamo in pubblicità, è stato veramente un piacere, siamo convinti di aver fatto una bella cosa nel far conoscere ai nostri telespettatori la tua azienda, te, la tua visione, le prospettive e questa realtà così importante della nostra città. Grazie ancora. Grazie a voi. Buongiorno. Andiamo adesso in pubblicità, torniamo subito dopo con Claudia Pimentel e poi dopo chiederemo a lei come si pronuncia esattamente il suo nome e ci faremo raccontare anche perché l'abbiamo invitata qui. Restate con noi.
Eccoci allora, come dico spesso, siete rimasti, avete fatto benissimo perché siamo con la nostra seconda ospite, Claudia. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Allora, Paolo, come si pronuncia questo cognome? Claudia Pimentel, così? Pimentel, va bene? Sì, sì, benissimo. Sì. Perché Claudia ha un sacco di cose da insegnarci sulla lingua, perché c'ha la pronuncia del nome del nuovo negozio. Insomma, diciamo che devo imparare. Stamattina sono qui per imparare. Portiamo un po' di tropicale. Esatto, portiamo un po' di tropicale. Allora, Claudia è venuta oggi con noi perché lei è titolare a Pesaro di un negozio, ma soprattutto l'altro ieri ne ha inaugurato un altro, per cui diciamo che il momento è perfetto. Dobbiamo parlare di questo nuovo negozio che si chiama Giannella. Allora, casa e tu scasa. Ragazzi, Giannella, che però è scritto J come nella tua maglia, sì, praticamente. Giannella, sono esatto, male, vedete come è scritto. Sì. È un negozio inaugurato da poche ore, che vedete nelle immagini, perché poi abbiamo seguito con le nostre telecamere, con le nostre macchine fotografiche, le immagini dell'inaugurazione in Via Branca a Pesaro. Sì. Ma facciamo un po' di storia, torniamo un po' indietro. Okay. Allora, tu hai da 5 anni, vero, il negozio, sì, per il corso, esatto, in corso 11 settembre. Corso 11 settembre. Ed è un negozio che ha, cosa articoli? Biancherie per io le so casa. Le cose, ma le devo chiedere a te chiaramente, perché sennò cosa faccio tutto da solo? Sì, sì, sì. È un negozio. Tieni il microfono un po' più vicino. Ok, perché, così? Sì, anche un po' più vicino. Okay, come se cantassi, più? Dai, va bene. Ah, ora che comincia a cantare dopo, casino. Infatti sapevo che avrei detto una cosa che in qualche modo... L'ho intuito, guarda, non ce l'avevamo detto, ma che tu potessi essere una buona un cantante sogno, l'avevo anche intuito. Anche questo ce l'ho nel cassetto. Prima o poi. Prima o poi. No, è nata il progetto Boutique Casa per 5 anni fa. Mm-hmm. Perché mi sono innamorata di questo format per la casa, che sono andata in un negozio di un amico mio che mi ha proposto questi progetti. Io prima facevo la cameriera, allora ero stanco di lavorare la sera, certo, e vedevo che era molto più difficile trovare il lavoro, dopo facevo molto tardi e non riuscivo a seguire la famiglia. Allora ho pensato, devo cambiare di vita, e è venuto fuori questa possibilità della boutique casa, che è un franchise italiano che mi ha insegnato un sacco di cose. Non conoscevo niente sul, certo, discorso di articolo della casa, però amante della casa, come noi donne amiamo la casa, la cura della casa, e mi sono buttata in questo mondo. 5 anni di momenti difficili, quasi ho provato a rinunciare, dopo ho detto no, non mollo, non si può. Ma guarda, mi viene da dire una cosa adesso così, sì, che forse il fatto che non avessi un'esperienza, che non sapevi niente, è stato utile, perché se avessi, sì, saputo forse cosa e verso cosa stavi avventurandoti, qualcuno insomma ci rinuncia in un momento in cui i negozi chiudono, andare ad aprirne uno, insomma è stato un gesto coraggioso e anche, lo possiamo dire oggi, un po' incosciente, no? Però sì, è servito sì, perché io sono sempre stata molto inconsciente riuscita, quando facevo le mie cose, anche quando sono venuta in Italia la prima volta. Sei in Italia da quanti anni? Io sono in Italia a già quasi 20 anni, però da 13 anni che sono a Pesaro. E le cose sono nate così perché io ci credo, prima di tutto dobbiamo crederci nei nostri progetti, certo, no? Assolutamente. E dopo avere le persone giuste al suo fianco ci aiuta molto. Certo. E ho trovato molto mio marito, che mi ha aiutato molto, che mi ha fatto credere molto a me stessa. Le figlie, che sono due compagne, socie, amiche, che oggi fanno parte di questo nuovo progetto della Giannella. E questo mi fa, come dire, camminare, certo, in testa alta con Dio, con me, a mio fianco. E questo negozio del corso è stato, adesso dico un gioco di parole bruttissimo, il tuo corso, nel senso che ti ha permesso, sì, di imparare. No, non, no? Non è brutto, assolutamente. No, il gioco di parole è stato il negozio, è che è per il corso. È stata una scuola, è la mia valigia, perché bene, alla formazione uno deve buttarsi la faccia. Certo. Certo. E questo vediamo, ecco, questa, sì, è la foto, eccolo, del negozio. Sotto i portici. Ho avuto anche... Che poi ho visto che hai imparato il modo di dire pesarese sotto le logge. Sì. Ci provo a parlare italiano e pesarese. Sotto le logge. Se ci porti, per il corso, per un pesarese non ci sono i portici, ci sono le logge, è loggiato. Sì, sì, è molto bello quella posizione lì, che ho avuto anche una grande accoglienza di tutti, perché quella è una zona molto commerciale, no? Sono molti uffici, sono le banche. E lì il prodotto qual è? Prodotto il prodotto casa. È biancheria per la casa, sì, okay. Sono i tessili, sono anche oggettistica, che uno li porta a casa,
Dopo faccio anche delle cose su misura, il tendaggio, ho cominciato anche a fare lenzuoli su misure, magari se uno ha una richiesta particolare non lo trova, no? E li faccio anch'io. Poi a un certo punto hai detto non mi basta. Sì, perché quando tu hai, le trovi qualcosa già pronto, ti senti adquirito. Certo. Per quello è un franchising, vero? Sì, ho adquirito esperienze e dopo ho cominciato a dire ma perché non posso cominciare, non posso avere di più, anche certo. Perché ho visto che le mie figlie piacevano molto questo progetto e mi sono stata sempre molto a fianco e abbiamo avuto l'idea di nella difficoltà che è stata adesso. Certo. Questa è la mia figlia Tajani, che adesso è lì nel negozio, lei ha desiderato, mamma facciamo un piccolo, però piccolino, speciale per i regali. E lì è nata la Gianella, anche in momenti di difficoltà abbiamo visto un'opportunità. Così sì. Credo, così sì, credo, sì. Assolutamente. No, ma quello è sicuramente la chiave del gesto, dell'apertura nel momento di crisi, no? Chi apre nel momento di crisi è perché intravede quello che succederà dopo. Poi dopo i fatti daranno ragione. E dopo è il dopo. Mia mamma dice, il massimo che sarà, mia figlia, è che tu devi lavorare di più. Esatto, questo è sicuro. E Gianella cosa vuol dire? Gianella vuol dire la finestra di casa. Ah. È come è un ingresso di benvenuto anche, no? Tante le volte tu apri la gianella, la finestra, gianella, e tu vedi il sole, e la gianella vuoi passare anche questa immagine che vede la cosa positiva, certo. Cosa allegre, la luce, l'invito che una persona può entrare e vedere la vita certo. Dentro di un ambiente. Spieghiamo questo. Bene dov'è? Via nella Via Branca 110, sono praticamente nell'angolino nel vecchio negozio di Massimo delle scarpe di una volta. Lui l'angolo con Via delle Calligarie? Credo di sì. Non mi sono preparata. L'angolo Via Calligarie dovrebbe essere, di fronte al Docks, cioè no. È di fronte a Medius, esatto. Via delle Calligarie, stiamo facendo un sacco di pubblicità gratis a tutti sono quanti. Anche un po'. Ma il negozio è quello lì, proprio per cui è anche un negozio storico. Quello è sì. Cioè la città la coincidenza è che è il secondo negozio di scarpe che ho preso, perché il primo nel corso era Ioni che è stato 30 come no, anni come no. Lì e dopo sono entrata io e adesso arrivi dove c'è scarpe ci sono scarpe, io arrivite benissimo a prendere l'eredità di questi negozi storici importanti della città, che se sono resistiti tanti anni un motivo c'era, per cui vuol dire che insomma sono fiduciosa. Sì. E lì svincolata da tutto il discorso del franchising, dell'obbligo eccetera, verso cosa ti sei lanciata? Quali sono i prodotti? Raccontaci qualcosa di particolare. I prodotti ho avuto anche l'appoggio molto delle aziende che con questi 5 anni di ricerca mi hanno appoggiato con questa nuova apertura, che abbiamo questa linea che gli dà una continuità anche di idea da regalo, di profumazioni per la casa, oggetti per sebbia, vedi giardinaggio anche, sono quelle pareti finte che abbiamo mandato a fare, che li facciamo su misura anche a casa delle persone se magari vogliono avere un angolino tropicale o qualcosa di diverso. No, sto guardando le immagini perché ovviamente io non c'ero, non ci sono passato ancora, per cui mi affido alle immagini girate. Sono anche degli artigiani, questa è un'azienda artigiana che li fa a Rimini, anche delle idee, sono degli amplificatori di emozioni, lo dice, le insili il telefono lì e esce praticamente si l'audio. Si amplificano il suono del. Sì, è meraviglioso come oggetto da regalo, sì. E poi ti puoi sbizzarrire come vuoi a cercare sul mercato qualunque cosa. Sì, adesso se si comincia a giocare la filosofia sarà molto divertente fare questo, ricerca nuova, perché adesso si comincia prima anche le fiere. Certo. Ci sono molti articoli continuativi, no? L'articolo da regalo è bello perché c'è un mondo che non finisce più. Esatto. Ti faccio la domanda di cui so in parte già la risposta, ma hai già risposto. Come fai a stare in due negozi tutto da sola?
Deve avere una bella squadra. E da chi è composta questa bella squadra? Le mie figlie. Ecco, è lì che volevo arrivare. La mia collaboratrice. E infatti anche, la qua, Carolina. Qua ci fa vedere, la salutiamo. Sta seguendo con attenzione tutto quello che diciamo. Dobbiamo formare una bella squadra, perché senza di loro io non riuscirei a fare da sola. Certo, anche perché comunque è fisicamente impossibile tenere aperto due negozi da soli. Sì, no? Sì, però... perché anche il progetto è nato adesso, però ci sono... A di là ci saranno nuove cose che devi... Altre prospettive, insomma. Assolutamente. Pronti a intercettare i segnali. La vita si deve essere vissuta. Ah, sì, quello sì. Quello sicuramente. Ma si intuisce questa forza dirompente nella voglia che hai di portare avanti questi progetti, queste idee. E secondo me anche per il fatto che ti sta riuscendo bene, no? Sta andando bene. Guarda, è un po' presto da dire, però già... Crederci già all'inizio, certo, di tutto. Certo. E, sì, mi sta andando bene perché io ci credo, è una cosa che si deve avere molto impegno, certo. Impegno, organizzarsi bene, no? E se fa le ricerche, quello è molto importante. La pandemia e tutto il periodo, come la l'hai pandemia preso? Mi ha fatto maturare questa nuova idea, perché uno non si non deve fermare nella paura. Insomma, esatto. Non ti sei messa nell'angolino a piangere? Anch'io mi sono messa, ma come, no? Ho avuto delle crisi prima di fermare il negozio qui, ho avuto delle crisi, dopo lì mio marito, sempre al mio fianco, no, cos'è? Cosa vuoi di più? Certo. Vuoi tenerci lì o vuoi crescere? Un mondo di opportunità, io ho detto va bene, tanto con lui mi ha dato la fiducia. Quindi bello, è un caso, perché chiaramente quando noi componiamo gli ospiti della puntata dipende anche molto dalle loro disponibilità, il giorno, sì. Le cose, no? Però sta venendo fuori una seconda bella storia pesarese. Prima abbiamo avuto ospite Marco Luminari di Comis, che ci ha raccontato di questa storia pesarese importante, un'azienda che dà lavoro a 100 persone, eccetera. E questa è un'altra bella storia pesarese, addirittura da una pesarese importata, per cui meglio di così. Non si pesarese può, cioè da qualcuno brasiliano. Che ha scelto la nostra città, no? Tutto sommato alla fine, sì. E ha capito ho combattuto che... sì, ma... contro quali altri candidati, che città c'erano in Lizza? No, ho combattuto più per il clima, quando sono venuto qui facevo le stagioni, facevo lavori stagionali, e le mie figlie non erano ancora con me, erano in Brasile con mia madre. Allora non ho mai vissuto un inverno qua in Italia. Certo. E quando ho preso la decisione che mi hanno dato il mio primo lavoro nel ristorante di mio marito, che abbiamo a Riccione, e lui mi ha dato un contratto con tempo indeterminato, ancora non eravamo insieme, ma certo, e lì è nato il coraggio di venire a vivere qui, perché fino a quando non mi sentivo sicura, no, di portare due le figlie per vivere una vita qui, è molto diverso. Certo. E lì sono stata molto combattuta i primi anni di stare qui per il clima, però immagino. Con l'italiano mi sono sempre trovata bene. Immagino che il clima, insomma, sia un ostacolo. Sì, abbastanza. Io vengo da Rio de Janeiro, vuoi dire, molto nel cuore. Ci credo, insomma, sai quelle giornate. Saudade, molto saudade. Noi stiamo troppo tempo nella nebbia, però quelle giornate un po' grigie, tutti un po' noi, così. Insomma. Abbiamo tutti noi le nostre giornate grigie. Insomma, dai, bene. Insomma, dai, abbiamo fatto conoscere. Anche in questo caso una bella realtà. Ti lascio un attimo la tua telecamera, che è quella. Sì. Guarda in quella telecamera e cerca di convincere e di dire ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici perché devono venirti a trovare in tutti e due i negozi. Buongiorno. Vi invito da venire da me nella boutique casa o la Gianella per conoscere un ambiente nuovo che gli porta un spirito di allegria, delle novità, delle alternative, di accoglienza, di novità che c'è nel mercato, no? Io saprei più, propongo questo, certo. una cosa continuativa, no? Che si può trovare nel mondo della moda, della casa. Allora li trovi lì da me queste novità che cerco di dare sempre qualcosa di nuovo, sempre degli articoli nuovi,
innovativi, insomma, così. E poi, se posso aggiungere una cosa io, questa Prego. Grande passione e questa grande passione per la vita. Assolutamente, assolutamente. Se volete fare, passare qualche minuto insieme a qualcuno che sta dimostrando, lo sta dimostrando anche dalle nostre telecamere, di essere una grande appassionata della vita in tutti i suoi aspetti, sì. Sicuramente le tue figlie non ho dubbi più che mai. Sulla stessa sintonia. I punti dove andare in questo momento e quelli che vi consigliamo sono due. Uno è per il corso 11 settembre, non so più il numero, 95. 95. Corso 11 settembre 95, sì. Sotto le logge, come diciamo noi a Pesaro, sì. Oppure via Branca 110 all'angolo con via delle Galligarie, si chiama, e sicuramente farete due scoperte belle e farete, se non altro, due chiacchiere. Poi se vi viene anche di comprare qualcosa, ci non fa dispiace, solo piacere, assolutamente, si fa piacere, si facciamo anche delle... di preventivi, se uno vuole fare delle cose di matrimonio per le feste, si fa anche la lista di nozze che adesso uno pare che vuole. Riapriranno finalmente, speriamo, anche sono fiduciosa tutto. Per cui anche magari qualche wedding planner che è in visione potrebbe mettersi in contatto, insomma, si trova molto alternativo, dopo si trova dei prodotti con ottimi prezzi, assolutamente. Bene. Perché noi abbiamo una qualità ma anche nel prezzo che va, è valido. Bene, i negozi giusti per la ripresa, insomma, dai, va bene? Sì, assolutamente, lo vedo molto così, il negozio giusto per andare avanti, perché attraverso la difficoltà esiste sempre un punto di luce, un punto di luce che Bello. Ci dà sempre. Questa è la prima maglia che avete prodotto, mi hai detto che poi ne produrrete delle altre. Sì, questa sarebbe quella che abbiamo prodotto con gli amici nostri che sono i grafici di Pesaro, sono anche altri artigiani, che è una Samatù, e noi cerchiamo di dare anche attraverso le maglie una parola di positività. Bene. Bene, anche di buon umore, scherzo, è quello mille lì. Mille motivi per andare a trovarle. Sì, e deve entrare lì con la gioia di positività, e se sei giù, vieni da me. Esatto. Vieni da me che troviamo qualcosa di simpatico, portando alla casa di Pesarese il sorriso. Benissimo. No, magari compri qualcosina, però qualcosa di simpatico che porta un po' di buon umore. Bene. Insomma. Molto bene, molto bene. Abbiamo fatto allora. Fa piacere, grazie a te Paolo dell'opportunità. Vi verremo a trovare, già comunque anche i nostri telespettatori vedranno altre immagini e altre cose sì, di questo grazie. Tuo negozio, ma vi ricordo che l'importante è poi andarci nei posti, dopo che avete capito che vi piacciono, andarli a scoprire di persona e andarli a trovare adesso che finalmente si può uscire di casa. Allora, noi siamo con un'altra pausa, questa volta musicale, ma prima devo dare gli esiti di un sondaggio. Devi sapere che noi facciamo dei sondaggi, avevamo cominciato con dei sondaggi anche importanti, poi adesso non sappiamo più proprio veramente cosa chiedere, per cui l'ultimo verteva sulla richiesta se usavano il sapone liquido o la saponetta, e pare che il 96% preferisca il sapone liquido. Prendi nota che potrebbe servirti anche per il l'abbiamo negozio. L'abbiamo già il sapone liquido, vedi? Sì, e allora sì. Lo vedi che sei sul pezzo. 96% il sapone liquido, 4% la saponetta. Adesso andiamo con un video che abbiamo scelto di un nostro grande caro amico che si chiama Sergio, detto Joe Castellani, Portolotto Doc, che nella sua anima rock ha deciso di fare una canzone dedicata al porto, si intitola Per le strade del porto, è un video del 2013 che guardiamo volentieri. Voi restate con noi perché dopo torniamo con Maria Teresa Storino del Conservatorio Rossini, abbiamo un sacco di cose importantissime da raccontarvi. Grazie Claudia. Camminando per le strade del porto.
camminando per le strade del porto, mani in tasca e via così. Nella nebbia che nasconde l'intorno, senti il mare che respira. E se credi che sia facile trovare te stesso in mezzo ai grattacieli di New York, e se credi che mi basti supplicare l'aria stretto dentro ai vicoli del centro, no, no, anni la fa. Passeggiando per le strade del porto, ogni porta una sua storia. Sai, Fiulenchi gioca a piastra e filotto, ti chiappa e non ti lascia più. Hey, yeah. E se c'è solo una cosa che ho imparato dai vecchi portolotti giù al Molette, è che mai i pesci vivi ven da soli, arriva belli, grandi e pronti da magnè. No, no, toccaci che a pè e toccaci. Nel buio del mattino ti alzerai, nel freddo della barca remerai, di notte l'acqua è nera, capirai e scoprirai. Oh. Ponte della Baia fin giù alla Nazionale, passando lungo via Canale, dal Curvone fin giù in fondo al Viale, il resto dei confini è solo il mare. E se lo guardi contro luce il porto sembra un villaggio travestito da città, e quel misto di lavoro e libertà che il nostro mare è sempre pronto a regalare. Lo sa Dio quanto mi manca quella ninna nanna che il faro nella nebbia ma cantare. Sembra quasi che mi voglia sussurrare, ogni barca prima o poi la da tournée, la da tournée. Ogni barca prima o poi la da tournée, un villaggio travestito da città, la sirena nella nebbia canterà, un villaggio travestito da città, ogni barca prima o poi la da tournée, la da tournée. Non mi vedo, ma dovrei essere in onda. In realtà non mi sto vedendo nel monitor, però dalla regia mi dicono che sono in onda, e se è vero che sono in onda chiedo alla regia di essere anche a vista nel monitor, e do il benvenuto naturalmente alla nostra ospite Maria Teresa Storino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, grazie. Oggi abbiamo un sacco di cose importanti di cui parlare, perché siamo alla vigilia di questo Open Day del Conservatorio Rossini. Maria Teresa Storino è qui con noi come referente per la comunicazione per il Conservatorio Rossini, e anche comunque docente di storia della musica presso il Conservatorio. Ma abbiamo
fatto una scelta, abbiamo scelto di parlare solo dell'Open Day perché sennò saremmo andati per altre strade e rischiavamo di perderci nella passione della musica che io da ascoltatore ho e che tu naturalmente da invece professionista e divulgatrice hai e proponi. Rischiavamo di non parlare dell'Open Day, invece no, è dell'Open Day che dobbiamo parlare. Sì, eccoci assolutamente, qua, siamo qui per questa ragione, io sono qui per parlare dell'Open Day. Allora, l'Open Day di una scuola, per chiarirci e per chiarire a casa, è un giorno, è un po' di anni che è stato istituito, è un giorno nel quale gli istituti aprono, appunto di cui il nome Open Day, aprono le porte per far vedere come si vive all'interno di questa realtà scolastica e per invogliare gli studenti a iscriversi a quella o a quell'altra realtà. E ricordiamo che ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzini di 14 anni, che si iscrivono di solito per quanto riguarda il percorso delle superiori e gli open day delle superiori normali, ma non solo. No. In questo caso c'è un problema a far entrare il pubblico dentro le strutture e ognuno si è organizzato a modo suo. Il modo in cui si è organizzato il conservatorio è da raccontare. Sì, assolutamente. Intanto il conservatorio si rivolge a un pubblico di studenti formazione universitaria, perché è il corrispettivo per quanto riguarda la formazione appunto dell'università in campo musicale. Ha poi, oltre ai corsi accademici, anche tutta una serie di corsi propedeutici che sono rivolti poi dal punto di vista dell'età all'età che tu hai citato precedentemente. Come hai detto, tradizionalmente l'Open Day è un momento in cui le porte dell'istituzione si aprono per accogliere i futuri studenti al proprio interno, cioè in modo che possano proprio vedere gli spazi, vedere l'offerta formativa attraverso delle lezioni che vengono poi programmate per quel giorno. Però era evidente che nella situazione attuale l'Open Day in questa forma non si sarebbe potuto realizzare. La soluzione alternativa sarebbe stata un'intera giornata online. Però, insomma, per il conservatore Rossini si trattava di un ripiego che non avrebbe poi assolutamente mantenuto fede a quello che è lo spirito dell'Open Day, ma anche alla musica, perché è necessario questo contatto dal vivo con la musica. Da qui l'idea di questo progetto complesso dal punto di vista organizzativo, di essere contemporaneamente in sede, quindi nel rispetto del protocollo anti-Covid, e in presenza con musica dal vivo. Forse credo che si possa introdurre bene quello che sarà l'Open Day con lo spot. Sì, perché è stato d'accordo? Realizzato, fa capire, per cui allora vediamo questo spot di descrizione e di divulgazione dell'Open Day di sabato 22 e poi torniamo a commentarlo e a parlarne. Silenzio nelle strade. L'audio non lo sentiamo da qui, ma c'è. Poltrone vuote nelle sale da concerto. Malo Rossini. La musica non si è mai fermata. Sabato 22 maggio 2021, il Conservatorio Rossini porta la sua musica per le vie della città. Open Day del Conservatorio Rossini. 100 studenti coinvolti, 30 concerti in streaming, 4 location con musica dal vivo, 2 punti informativi in presenza, 2 incontri informativi online, un maxi schermo in Piazza del Popolo, un'orchestra sinfonica. La musica è la tua passione? Vieni a trovarci e scopri il tuo futuro. Informazioni su www.conservatoriorossini.it. Ecco, questo è quello su cui parleremo. Posso dire 2 cose in apertura? Allora, la prima è questa: io ho un rapporto di amicizia, posso dirlo e posso vantarmene con il direttore Fabio Masini e ci vedo molto la sua firma in questa impostazione. Devo dire la verità, magari mi sbaglio, magari potevo anche uscire da altre situazioni, però qui ci vedo un po' il suo essere uomo di spettacolo, il suo essere attento così a tutto quello che ha a che fare l'interazione con la città. La seconda cosa però è
insomma è facile per voi, cioè avete la musica da proporre, cioè l'open day di ragioneria, cosa fa vedere il libro mastro, insomma voglio dire avete vita facile, perché chiaramente l'open day di giurisprudenza cosa fa? Porta per le strade l'arringa difensiva, non si può fare, e invece voi avete un vantaggio notevole, avete la musica che è il risultato ma è il tema della vostra struttura, per cui insomma siete avvantaggiati, diciamocelo. Sì, sicuramente siamo avvantaggiati, siamo avvantaggiati anche da un altro punto di vista. La musica è una passione e di fatto insomma all'esterno si pensa sempre che sia una passione, non sia un lavoro, per cui tutto quello che facciamo lo facciamo per passione, poi dopo forse abbiamo anche un altro lavoro. Invece assolutamente no, ed è una grande fortuna poter conciliare la passione per la musica e farla divenire un lavoro, e questo è importante. E l'idea, sì, di uscire all'esterno porta la firma del direttore, porta la firma di chi condivide poi ovviamente questa medesima linea, pertanto condivisibile appunto poi per una ragione, perché il conservatorio è un istituto di formazione, però nella formazione rientra anche la produzione artistica, ed è su questo aspetto che si vuole puntare nel mostrare alla comunità che cosa è un conservatorio, come trascorrono sì le giornate degli studenti e dei docenti, che uno può immaginare nello stesso modo insomma che in qualsiasi altro contesto universitario, però poi qual è il prodotto finale? L'Open Day sarà questa occasione per mostrare il risultato, tra l'altro, di anni di lavoro, perché dobbiamo pensare a quanto insomma è lungo il percorso di formazione del musicista. E questo sarà possibile poi non solo per i futuri studenti, perché appunto in un Open Day tradizionale entrano in conservatorio gli studenti interessati ad iscriversi. Invece l'idea di essere presenti nella città mostra alla città che cosa si fa all'interno di una struttura che è assolutamente insomma centrale nella città di Pesaro. Ed ha anche un'altra opportunità, perché ci saranno appunto, come abbiamo visto nello spot, quattro punti della città in cui si avrà la possibilità di ascoltare musica dal vivo. Musica dal vivo però nei diversi generi, e questo è un altro aspetto importante da sottolineare, perché probabilmente ancora l'opinione comune è che il conservatorio sia dedito solamente allo studio di un repertorio di tradizione arroccato in questo passato. Assolutamente, intanto l'obiettivo è quello di certo portare avanti la tradizione, e il repertorio deve esserci, insomma, è centrale, è il nostro patrimonio culturale. Esatto. Ma accanto a questo anche la presenza di, mi fa sorridere pensare a nuovi generi musicali, perché se penso al jazz, sì, insomma, definirlo nuovo, insomma, vabbè. Però... E quindi ci sarà la possibilità proprio di assistere a una serie di spettacoli dal vivo, ad esempio Pescheria, il centro di arte visive, sarà dedicato alla musica jazz. Invece la Chiesa dell'Annunziata e il cortile di Palazzo Mazzolari Mosca vedrà esibirsi studenti con un repertorio che va dalla musica lirica, alla musica da camera, alla musica antica. E poi c'è anche uno spazio lasciato agli studenti, che è l'ingresso dell'auditorium Pedrotti, è uno spazio proprio autogestito dagli studenti, quindi sono loro che hanno organizzato la propria scaletta musicale, e sarà una sorpresa per tutti quanti, compresi noi docenti. Allora, non c'è bisogno che prendete appunti a casa, già mi vedo qualcuno che scrive come faccio a ricordarmi tutta questa roba, prima di tutto perché poi questa trasmissione che in questo momento state vedendo in diretta va anche in replica oggi pomeriggio alle 16, poi alle 22 e poi volendo anche domani durante la giornata dell'Open Day, quelli che la vedranno domenica la vedranno Open Day già avvenuto, pazienza per loro, certo. Se non c'erano sapranno cosa si sono persi, ma c'è un sito proprio dedicato, ed è importante dire che se volete avere tutto il programma bello preciso, ora per ora, luogo per luogo e tutto quello che serve, la cosa migliore è appunto visitare questo sito. Mi sono segnato Posso
posso dirlo io. Allora, il sito è www.conservatoriorossini.it, c'è cioè una pagina dedicata interamente all'Open Day, dove si trova, sì, anche senza slash, nella home page, c'è cioè il collegamento all'Open Day con gli orari e i vari appuntamenti. E lì trovate appunto gli appuntamenti di cui Maria Teresa ci ha appena parlato, questi appuntamenti live, che a questo punto è evidente, sono comunque dedicati alla città. Ci sono dei contingentamenti per quanto riguarda i posti? Ci sarà forse qualcosa? C'è tutto un protocollo di sicurezza che viene rispettato. Ovviamente insomma, è importante anche ringraziare il Comune per la disponibilità a concedere questi spazi. Siamo città della musica, UNESCO. Sì, infatti, assolutamente esimere. Sì, però il protocollo è estremamente complesso, certo. Per cui tutto sarà fatto nel rispetto delle misure di sicurezza, ci saranno degli intervalli per la sanificazione, ci saranno ovviamente ci sarà il personale addetto al controllo, per cui in tutta sicurezza. E questi spettacoli sono anche possibili da vedere da casa? Allora, da casa invece la soluzione è un'altra che è stata ideata ed è tra l'altro non solo da casa ma anche per chi appunto gli spazi poi sono ristretti, contingentati, anche per chi è a passeggio per le vie della città. In Piazza del Popolo ci sarà un maxi schermo e sarà possibile vedere sul maxi schermo questa serie di concerti registrati. Appunto, io dicevo prima, essere contemporaneamente in sede e in presenza con la musica dal vivo che abbiamo citato prima, in sede grazie proprio a questa serie di concerti registrati dagli studenti nei giorni scorsi, e anche per questo insomma il maxi schermo è la possibilità di vederli da casa. Quindi per tutti coloro i quali non potranno recarsi a Pesaro, penso insomma anche all'importanza di coinvolgere il territorio in senso più ampio, anche i comuni limitrofi, poter seguire tutte le attività e vedere che cosa il conservatorio offre. E pertanto ci sono tutta una serie di concerti previsti nel corso della giornata, comodamente anche a casa, anche da poter visionare a casa. Io so che tu hai portato e hai dato a disposizione la regia di alcuni filmati, non li vedremo tutti perché già stiamo consumando gran parte del nostro tempo, però lo stiamo consumando bene perché stiamo dando le indicazioni giuste, però intanto ne vediamo uno di questi filmati. Certo, assolutamente. Allora, chiediamo alla regia di vedere il primo dei filmati, così quello numero uno, e così poi lo commentiamo. A dire tutto. Ecco, questo era un esempio di quello che è la resa televisiva, perché questo è un altro degli elementi importanti, che il tutto viene ripreso ad altissima qualità, sia audio che video, per cui chi seguirà da casa o dagli schermi, non dico che riprodurrà fedelmente l'esperienza live, perché l'esperienza live, lo sappiamo, non è possibile da riprodurre, certo. però avrà un buon sostitutivo in questa forma. Voglio ricordare anche che poi c'è un evento clou. Sì, assolutamente. Allora, l'evento clou è il concerto serale delle 19:30, la forma,
l'Orchestra Filarmonica Marchigiana si esibirà in questo caso in diretta streaming dall'Auditorium Petrotti. Lo vedremo anche tra l'altro in diretta televisiva. Assolutamente, in diretta Rossini televisiva TV. Su Rossini TV. Alle 19.30 l'orchestra sarà diretta da due allievi del Conservatorio. In questa occasione questi due allievi sosterranno l'esame finale di compimento del loro percorso di studi. E quindi sono, cioè, al centro sono gli studenti, e in certo. questo caso tra l'altro con questa visibilità. E all'interno del programma, mi piace anche sottolineare un altro aspetto, ci sarà una prima esecuzione assoluta di un'opera di un studente recentemente diplomato del nostro conservatorio, Shiva Mukherjee. Mi perdonerà eventualmente se ho sbagliato la pronuncia, e avremo la possibilità di ascoltare alcuni brani tratti dalla sua opera Jeanne, prima esecuzione assoluta. Quindi gli studenti sono ovviamente al centro, così certo. come deve essere nell'Open Day. Mi piace anche sottolineare un altro aspetto, non so se ci sia il tempo di vedere un altro video. Mi ricollego a quello che succederà nel concerto serale. Nel concerto serale noi ascolteremo anche alcuni studenti del conservatorio, cioè insomma, diversi studenti. Tra gli studenti che ascolteremo, tra le voci, ci saranno due studenti che hanno appena ottenuto un importante riconoscimento al concorso di Spoleto. E accanto a loro nel corso della giornata, sia nei concerti dal vivo sia nei concerti registrati, ci sarà la possibilità di ascoltare ad esempio Michele Rampino, il chitarrista che ha appena vinto il Premio Nazionale delle Arti, che è il premio insomma, che viene bandito attualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca proprio per promuovere i talenti artistici. O ancora si ascolterà Marco Rizzello, che ha appena vinto una borsa di studio per trascorrere un periodo di formazione post-diploma alla Manhattan Music School. Se ritorna a quello che avevo detto all'inizio, gioco facile, dai, diciamoci. No, durante l'Open Day dell'Università ascolterete l'arringa difensiva del neo laureato in giurisprudenza. Allora, senti... non abbiamo niente, nel senso che siamo già un po' fuori. Ah, allora però, solo un minuto, però devo dire una cosa importante. L'Open Day, punti informativi in presenza sono fondamentali, perché c'è la possibilità di parlare direttamente con lo staff del conservatorio, docenti amministrativi, comunque con lo staff del conservatorio, per essere informati sul percorso di studi. Ma accanto ai punti informativi in presenza sono anche in questo caso pensati degli incontri online, ai quali ci si può iscrivere inviando una mail e porre tutta una serie di domande relativamente al percorso che il conservatorio offre, che non sono solo di interpretazione musicale, perché accanto abbiamo musica elettronica, discipline storiche, critiche analitiche della musica, didattica della musica, quindi veramente l'offerta formativa è ampia. Certo, ed è importante appunto segnalare che l'Open Day ha senso proprio perché avvicina, oltre che fare questo grande show, assolutamente sì, è fondamentale alle nozioni. Allora ci sono queste doppie possibilità, c'è un codice da chiedere per partecipare alle sessioni, se non sbaglio. Basta inviare una mail, come sempre tutte le informazioni sono sul sito. Ho ancora l'ultimo. Guarda, un secondo, per farla indossatrice. No, scherzo. Però per far capire anche qual è l'idea che si sta portando avanti, ossia gli studenti coinvolti in questo progetto. Attenta col microfono, ecco, esatto. Gli studenti coinvolti in questo progetto li riconoscerete per le vie della città, perché appunto si lavora tutti insieme per la musica. Ed è stata pensata questa maglietta per rendere assolutamente visibile, insomma, la loro identità musicale, si intende. Domani è una grande giornata della musica, allora da non perdere. Quando dico domani intendo il 22, sabato 22, lo dico per via delle repliche, assolutamente sì. Non capisce più. Lo seguirete anche comunque attraverso le telecamere di Rossini TV, ma sicuramente nella giornata una bella passeggiata in centro per imbattersi nella musica dal vivo e nella musica rappresentata così bene come da tutti gli allievi del conservatorio. Non capita tutti i giorni, per cui insomma fate in modo di esserci, visto che capita.
Grazie mille, grazie a te. Per essere stata con noi, aver spiegato comunque e aver creato dell'attenzione, dell'interesse, e soprattutto aver trasmesso questa grande passione, perché questa è la parte più importante di tutte e che noi tendiamo sempre a far arrivare a casa. Grazie a tutti per essere stati con noi, abbiamo un po' sforato ma probabilmente ne valeva la pena, grazie. Grazie. E ci vediamo lunedì con la ripresa delle dirette di Casa Rossini. Voi comunque restate sempre collegati con i programmi di Rossini TV e siamo certi che non ve ne pentirete. Grazie a tutti, buon fine settimana e buon Open Day. Grazie.